Gentili signore e signori, buongiorno. Da Fonte, provincia di Treviso, Regione Veneto, vi parla Alessandro Brambilla. Prima giornata dei campionati italiani 2023, ciclismo su strada, juniores, ragazze e ragazzi. Le atlete della categoria juniores dovranno percorrere 92 km, domani i concorrenti maschi 137 km e 800 metri. Organizza il team FVR Baron, qui c'è Rino Baron. La prima gara non è ancora partita, però possiamo dire la grande fatica è compiuta. Buongiorno a tutti, io direi di sì, perché c'è un inizio e una fine in tutte le cose. A livello di organizzazione crediamo di essere arrivati alla fine e presentare nel miglior modo possibile questi campionati italiani, naturalmente categoria juniores oggi e domani categoria uomini. Devo ringraziare innanzitutto questo comune di Fonte, ma poi Pieve del Grappa, che è partenza e arrivo domani, naturalmente Possagno, Cavaso del Tomba, Castelcuco. La sinergia di questi cinque comuni mi hanno dato quella tranquillità e quella garanzia, diciamo anche istituzionale, per impegnarmi al massimo, e spero di esserci riuscito. Sarete voi a dovervi rendere conto se ho fatto bene o no. FVR Baron, lunghi momenti di gloria per la tua società, che ha vinto titoli mondiali, olimpici e italiani in svariate specialità della pista e della strada. Adesso la tua grande passione sono le organizzazioni e la challenge riservata ai corridori juniores. Sì, la passione mi porta a impegnarmi sempre con maggiore entusiasmo. La vita si accorcia, ma l'entusiasmo aumenta, il che vuol dire che abbiamo una famiglia con grandi garanzie. Ho due figli meravigliosi, Ronnie, che è meccanico al Bahrain, il dottor Weiss ha conseguito 3 lauree, mia moglie è orgogliosa di quello che faccio, a volte mi deve anche sopportare, ma anche in maniera entusiasta di onorare l'Italia oggi con questo grande impegno. Sono estremamente felice di quelli che mi aiutano, soprattutto la famiglia Pedron con Davide nel cuore, e poi la mitica azienda Villier Triestina dei signori Castaldello. Vogliamo dire alle 74 atlete partecipanti al campionato italiano 2023 buona fortuna e vinca la migliore? Beh, certo, è sottinteso, però è giusto che lo dica anch'io. Orgogliosamente vinca la migliore e auguro una giornata splendida a tutti i team presenti. In occasione della gara riservata agli juniores del 7 maggio 2022 a Pieve del Grappa, l'assessore Pamela Comin era presente ed era entusiasta, lei che è assessore comunale di Fonte. Sì, sono assessore qui a Fonte e l'anno scorso, appunto, diciamo già 2 anni fa, il signor Baron ci ha chiesto di appoggiare il suo progetto e noi, vista la serietà e la professionalità con cui ha portato avanti anche l'evento dello scorso anno e poi ho saputo anche quelli in precedenza, abbiamo deciso di appoggiare con orgoglio il suo progetto. Siamo alle falde del Monte Grappa. Che cosa significa il ciclismo per la linea pedemontana del Grappa? Beh, il ciclismo qui nella nostra zona è molto praticato anche proprio a livello proprio turistico. È una zona che si presta anche per le colline, comunque le dolci colline, proprio il territorio si presta e ci sono gare sempre comunque nei fine settimana qui nel nostro territorio. Rino Baron, per organizzare questi campionati italiani riservati alle ragazze e ai ragazzi, ha creato una forte sinergia tra i comuni, credo sia merito anche di Fonte. Beh, noi ce l'abbiamo messa tutta perché, appunto, come ho detto prima, abbiamo visto che Baron è appunto una persona competente, seria e mantiene sempre quello che dice e non lascia mai nulla al caso. Appunto, ci siamo affidati a lui e assieme agli altri comuni di Possagno, Cavaso, Castelcuco e Pieve del Grappa abbiamo appunto deciso di appoggiare questo progetto, che tra l'altro porta anche visibilità al nostro territorio, che insomma direi che ne ha bisogno, quindi questa è una buona opportunità per tutti. Ospite VIP al campionato italiano della categoria donne juniores, Marco Frigo del team Israel Premier Tech, grande protagonista al Giro d'Italia. Mi hai entusiasmato nella tappa di Bergamo. Ah sì, la tappa di Bergamo è stata una bella tappa per me, però è passata ormai, adesso sono qua oggi in questa bellissima giornata col sole a Fonte, a Paderno, a Pieve per questo campionato italiano.
e oggi domani sarà una bella giornata di sport e di ciclismo, e soprattutto per le categorie juniores, per le categorie giovanili è sempre, sempre bello, e è un onore a Nino Baron per la sua splendida organizzazione, ormai da anni, che fa del bene per lo sport e per il ciclismo soprattutto. In materia di maglie tricolori, io ho avuto il piacere di commentare da telecronista la tua vittoria a Massarosa nel campionato italiano degli Under 23, un successo ottenuto per distacco in solitudine a coronamento di una fuga lunghissima, un'impresa epica. Ah sì, quel campionato italiano me lo ricordo molto bene, non ero juniors, ero primo anno Under 23 dilettante, e comunque vestire la maglia tricolore è sempre una grande emozione, e quindi auguro domani e anche oggi a tutte le atlete e gli atleti in gara di mettercela tutta e di seguire appunto il sogno del tricolore, e poi vada come vada, ecco. Dove vedremo gareggiare Frigo tra luglio, agosto e settembre? Luglio sarà un mese ancora adesso di preparazione in vista di agosto e settembre, e vedremo, sicuramente continuerò a fare qualche gara a tappe più corta di una settimana, e poi settembre, ottobre sicuramente mi piacerebbe far bene nelle corse italiane, quelle, le classiche gare di un giorno in Italia. Uno degli appuntamenti più attesi dell'anno è l'appuntamento che assegna la maglia di campione italiano per la categoria junior femminile, e le immagini vi arrivano che state vedendo adesso si riferiscono a qualche ora fa, nel primo pomeriggio di questa di questo sabato 1 luglio, con la sfilata delle squadre che è avvenuta proprio alla partenza a Pieve del Grappa per questo appuntamento organizzato dalla FVR Baron. Abbiamo sentito le parole di un instancabile Rino Baron, che è alla guida di un comitato organizzatore davvero di grandi appassionati, che riflette in qualche modo la grande vocazione ciclistica di questo territorio. Abbiamo ascoltato le parole delle amministrazioni, che sono vicinissime all'organizzazione, specialmente perché questo è un appuntamento che richiama atleti domani ed atlete quest'oggi provenienti da tutta Italia, quindi sicuramente un modo per dare ancora più visibilità a questo territorio che trasuda ciclismo. E a breve andremo anche a parlare di quello che è il percorso, un percorso che gli appassionati della zona conoscono bene, un percorso che sì, magari non presenta grandi asperità, ma che può, con i continui saliscendi che caratterizzano proprio queste strade, alla lunga fare una notevole selezione. Ancora immagini che arrivano da questa partenza, da questa mattina per la partenza, vedete il pubblico, i volontari, gli appassionati presenti per questa manifestazione, ricordiamo, riservata alla categoria donne junior. E tra pochi minuti suonerà ancora l'inno nazionale, lo farà però per festeggiare la vincitrice di questa prova, tanto prima della partenza, con un doveroso ricordo e momento di raccoglimento, e poi tutte le autorità schierate assieme a Rino Baron, ai suoi uomini e alle sue donne che hanno reso possibile questa organizzazione. E questo è il momento della partenza, ormai circa 60 minuti fa, quando le ragazze della categoria donne junior hanno preso il via. In programma 5 tornate di un circuito che misura 17 km e 200 metri, quindi un percorso inferiore ai 100 km, di poco superiore ai 90 km, ma che, come dicevamo, proprio per le caratteristiche, questi continui saliscendi, alla fine siamo sicuri possa fare una notevole selezione.
Intanto io come sempre vi invito ad interagire con noi, siamo in diretta streaming su tutto BC Web, sulla piattaforma social di Ciclismo Live, quindi davvero interagite con noi e magari sbilanciatevi anche in qualche pronostico, saremo ben contenti di leggervi e di andare ad ascoltarvi. Ma a breve sarà il momento di andare in diretta perché la corsa è già entrata nel vivo, abbiamo già percorso le prime tornate di gara e quindi eccoci in diretta. Immagini che ci arrivano quindi in diretta con la battistrada Alessia Sgrisleri della Racconigi Cycling Team. È stata in una scoperta da diversi chilometri, adesso però vedete la sua andatura si fa un po' più pesante, siamo a circa 7 km dal passaggio in zona del traguardo e infatti il vantaggio che aveva toccato il massimo di 36 secondi adesso si è notevolmente ridotto. Vi ricordo che siamo nel corso del terzo giro. E qui vedete ancora qualche metro di vantaggio. Anche se il gruppo sta per raggiungerla quando entriamo proprio nel centro abitato di Pieve della Grappa. Con la battistrada che ormai Alessia Sgrisleri è nel mirino del gruppo. Vi invito come sempre ad interagire con noi, l'ho già fatto, sarà un weekend intenso per gli appassionati di ciclismo su tutto BC Web, sulla piattaforma social Ciclismo Live, perché vi mostreremo in diretta le immagini dei campionati italiani donne junior quest'oggi, ma poi appuntamento anche domani con la categoria maschile sempre degli juniores. Qui si vede proprio una delle particolarità di questo tracciato, questi continui saliscendi, mentre gli organizzatori hanno allestito anche la green zone, una zona nella quale gli atleti e le atlete possono andare a fare rifornimento e possono disporre delle borracce che poi saranno raccolte sia ovviamente dalle squadre ma anche dai volontari, da tutti coloro che sono a fianco di questa organizzazione, mentre ormai inequivocabile questa immagine che ci mostra Alessia Sgrisleri ormai raggiunta dal gruppo. Bello il tentativo di fuga comunque quello dell'atleta Racconigi Cycling Team che viene quindi raggiunta, le sue compagne di squadra sono lì nelle prime posizioni e probabilmente si inventeranno qualcos'altro da qui alla fine della corsa. Tanto arrivano i primi commenti, intanto i numeri dorsali, beh, i numeri dorsali sono disponibili sicuramente sui social, ma vi invito anche sul canale Telegram, se vi collegate sul canale Telegram di Radio Corse Case, troverete aggiornamento testuale di quella che è la corsa quest'oggi, quindi davvero possibile seguire a 360 gradi l'evolversi della situazione di questa gara che assegnerà, vi ricordo, la maglia di campionessa italiana riservata alla categoria donne junior. Adesso fase di rallentamento questa, vedete sempre le ragazze della Racconigi Cycling nelle prime posizioni, arrivano anche le maglie della Valcar. Una fase intermedia questa di corsa, già percorsa praticamente ci avviciniamo a metà gara, quindi sempre più imminente poi le fasi decisive della corsa. Come sempre vi invito ad interagire con noi per questa prova riservata alla categoria donne junior. Circuito questo davvero amato dagli appassionati locali,
Gran Premio della Montagna che è posto alla Gran Premio della Montagna, sostanzialmente, dove poi inizia il circuito. Poi il piccolo trasferimento in zona di arrivo per assistere alle battute finali di corsa. Fase molto tesa questa, tanto controllo in corsa. Vedete, il gruppo occupa l'intera sede stradale, ormai dovremmo essere a circa 4-5 km dal passaggio al contagiri. Vedete, grande controllo da parte delle atlete, della Conigi, della Valcar nelle prime posizioni. Questa è la fase un po' più tecnica, con questi, la sede stradale più stretta rispetto a qualche chilometro fa, lo vedete bene. Sempre le maglie della Racconigi, che sono state protagoniste in precedenza con un tentativo di fuga più interessante, quello di Alessia Sgrisleri, che transitata anche al Gran Premio della Montagna in prima posizione. E adesso però il gruppo è tornato compatto e sembra esserci una calma abbastanza evidente in questa fase. Arrivo in località Paderno, nel comune di Pieve del Grappa, dopo 92 km e 170 metri. Un dislivello totale di 1600 metri che senza le grandi salite comunque ci fa capire come poi la difficoltà sia notevole. Intanto sono in quattro adesso che provano ad uscire, si avvantaggiano leggermente nei confronti del gruppo, anche se come vedete il plotone non è lontano dalle atlete che vedete adesso inquadrate. Intanto un saluto agli amici della Mountain Bike Biker Ligure Vittoria Rizzo, atleta che corre singolarmente quest'oggi. Sono tante le atlete al via senza una vera e propria formazione, perché il campionato italiano un po' da sempre va a raccogliere tutte le migliori atlete a livello nazionale e tante realtà non hanno formazioni ben organizzate e con numeri importanti, e quindi questa è anche l'occasione magari per alcune di loro, magari dopo una lunga trasferta, di potersi cimentare per un appuntamento importante come questo. Intanto vedete che il gruppo adesso si è portato in lunga fila indiana, andatura che quindi in questo tratto di continui sali scendi è andata ad aumentare. Vedete una trentina le atlete che fanno parte della prima parte del gruppo, poi c'è un po' di distacco prima poi di arrivare alle altre componenti del plotone, ma qui vedete praticamente è un continuo saliscendi che alla lunga, e i chilometri sono più di 90, quindi sicuramente la selezione arriverà in questa manifestazione organizzata dall'amico Rino Baron con tutti i suoi collaboratori, con le amministrazioni comunali vicinissime, perché quest'oggi si assegna la prima di due maglie importanti, quindi sicuramente un appuntamento che anche dalla parte delle amministrazioni è ben visto, in quanto dicevamo raccoglie visibilità un po' in tutta Italia. Intanto qui vedete strada che sale, ci avviciniamo sempre di più al passaggio in zona traguardo.
vediamo anche l'immagine di quello che avviene sul traguardo. Vedete anche la polizia stradale a garantire la sicurezza dell'atleta in corsa quest'oggi, le scorte tecniche. Quindi davvero grande attenzione alla sicurezza da parte degli amici del FVR Baron. A breve quindi ci sarà il passaggio dalla zona del traguardo. Rimaniamo su questa immagine che ci mostra proprio la carovana. Tra gli uomini elite sta tornando Ganna, Sandro, il Ganna Chronoman che le vinceva tutte. Sì, vedete, raggiungendo il top della condizione che gli servirà soprattutto per la prima parte del mese di agosto, cercherà di ridiventare campione del mondo dell'inseguimento individuale. Il passaggio delle varie scorte tecniche, ormai imminente anche l'arrivo delle atlete. È una fase molto tecnica quella finale, la seguiamo dalla nostra moto, vedete, dietro al gruppo, però questo è il finale di corsa, quindi magari è anche interessante capire quelle che poi sono le varie difficoltà che possano esserci. Vedete qui alcune atlete in leggera difficoltà in questi continui saliscendi che portano verso il traguardo. Come sempre vi invitiamo a commentare, a farci sentire le vostre idee. Fa molto caldo, ci chiede l'essere la valle, adesso cerchiamo di rispondere anche a questa domanda. E una giornata non caldissima, temperatura massima attorno ai 26-27 gradi, quindi non fa quel caldo afoso, ma spesso l'umidità nella zona pedemontana può giocare brutti scherzi. Ormai siamo in vista al Gran Premio, al passaggio dal traguardo, avete visto l'ultimo chilometro, mentre inquadratura la dorsale numero 42, Federica Venturelli, Valcar Travel and Service. Arrivano anche, tanto ormai imminente, il passaggio per le atlete sotto il traguardo italiano di Pieve del Grappa, con partenza a Fonte, circa 20 le componenti del gruppo principale. Avete sentito anche la voce di Alessandro Brambilla, che è uno degli speaker ufficiali dell'organizzazione, che ha realizzato per noi anche le interviste alla partenza. Arrivo, quindi prepariamoci ad applaudire le atlete anche per questo successivo passaggio. Passaggio che verrà appunto a concludere il secondo giro, il secondo di questi 5 giri previsti per le donne junior. Quindi stiamo concludendo il secondo dei tre giri previsti. Quindi viene esposto il cartello che segnala tre giri alla conclusione, quindi ancora tanta strada da fare per queste ragazze prima di raggiungere il traguardo. Vedete, fase di studio questa, comunque un percorso che forse è un po' ha sorpreso le ragazze, perché ha già fatto tanta selezione. Vedete, una venticinquina le atlete che fanno parte del gruppo. Tanto ci avviciniamo all'ultima curva, 200 metri dal passaggio, quindi a breve avremo anche le immagini dalla telecamera fissa per seguire questo finale di corsa, questo finale di passaggio, finale di giro. Traguardo volante valevole per i punti CPM, davanti tanto maglie della Racconigi nelle prime posizioni. E noi con la nostra moto continuiamo a seguire il gruppo, quindi tre giri alla termine, questo anche per dare un riferimento. Mancano ancora una cinquantina di chilometri alla conclusione. Quindi nella prima ora sono stati percorsi, nella prima ora e 15 sono stati percorsi
circa 42 chilometri. Dopo un inizio molto veloce, adesso c'è stato un rallentamento evidente in questa fase. Vedete il gruppo che occupa l'intera sede stradale in questo frangente. E per le categorie femminili è il momento anche del giro donne, che è partito ieri da Chianciano con un inizio non certo fortunato. Mentre noi seguiamo la diretta dei campionati italiani riservati alla categoria donne junior. Vedete le maglie della Valcar Travel and Service. Che stanno, sicuramente sono in gran numero lì davanti. E questo è un fattore positivo per la formazione bergamasca. Come sempre vi invitiamo ad interagire con noi, tanto Comitato Regionale del Piemonte. Piemonte è sempre protagonista, sì, con le ragazze della Racconigi che hanno fatto un ottimo lavoro fino a questo momento e stanno davvero facendo onore a questo comitato regionale. Per il momento calma apparente, è una calma che potrebbe però a breve dare spazio a altri tentativi di fuga, quello proprio di un atleta del team Racconigi, Sgrisleri, Alessia Sgrisleri, che è stata fino a questo momento sicuramente protagonista con il suo attacco in solitaria. Avete visto dorsale 19 per Alice Tognoli, Briganze Millennium, altra formazione storica, da sempre devota al ciclismo femminile. Poi le ragazze della Valcar Travel and Service, il dorsale 49. Abbiamo intravisto per un attimo, sempre nelle prime posizioni del gruppo, Beatrice Temperoni della Canturino 1902, formazione della provincia di Milano. Adesso questo tentativo da parte di una portacolori della Valcar Travel and Service, dorsale 45 di gara. Si tratta di Romeo Lucia Brillante. Che in questa fase prova la soluzione solitaria, dietro sicuramente può essere ben protetta dalle compagne di squadra, che sono molto numerose, lo abbiamo visto proprio in precedenza. Intanto Vanessa Zanella incita il team Breganze, il team Villier, il Ciclo Club 96. C'è chi incita Leonora La Bella, l'atleta del Lazio. Questo tentativo di fuga davvero interessante con la maglia della Valcar Travel and Service, che dicevamo in questa fase la formazione bergamasca può contare su un'ottima copertura alle spalle, e questo sicuramente a vantaggio di Romeo Lucia Brillante,
che è uscita in solitaria, che adesso vedete pancia a terra, va a spingere a fondo in questo frangente. Quando ci avviciniamo a metà corsa, quindi ancora tanta strada da fare per questi atlete. Raniero, Potenziani incita Ele, presumo che sia per Eleonora, sulla nostra pagina Facebook, così come Angelica Coluccini. Invece sulla piattaforma YouTube, ricordo che siamo in diretta, sulla piattaforma Ciclismo Live, piattaforma social, e su tutto BC Web, e saremo in diretta anche domani, alle ore 15.50, invece con la prova riservata alla categoria maschile, sempre degli juniores, con l'organizzazione sempre a cura della FVR, dell'amico Rino Baron. Vedete Romeo Lucia brillante, questa fase in cui la strada tende leggermente a salire e si trova solitaria alla coma. Tentativo di fuga solitario che è iniziato poco dopo il passaggio sotto il traguardo, dove è stato esposto il cartello che segnala l'inizio degli ultimi tre giri, quindi proprio in quell'occasione. È arrivato l'attacco di Romeo Lucia brillante. Della Valcaral Travel and Service, questa fase di corsa del circuito a strade ampie che in teoria dovrebbero favorire il gruppo. Ovviamente poi tra la teoria e la pratica c'è sempre tanta differenza, lo sta dimostrando proprio Lucia. Cadma Band, grazie per la diretta su YouTube, grazie a voi che ci seguite, non sarebbe possibile questo. Intanto Enrico Multisport Lazzaro, una bella azione della ragazza laziale, vedremo se riuscirà a tenere, mentre Matteo Lazzari incita l'atleta con il dorsale di gara numero 9, Camilla Lazzari, che si trova in corsa. È il bello anche questo dei campionati italiani, perché rendono davvero la possibilità a tutti di seguire queste ragazze. Intanto tratto in discesa questo, e ci state scrivendo un po' da tutta Italia, questo anche il bello di queste dirette, che ci danno la possibilità di mantenere un collegamento e un contatto con gli appassionati di ciclismo da tutto il nostro paese, distanze che si accorciano in questi momenti e si possono seguire importanti appuntamenti proprio come il campionato italiano anche a tanti chilometri di distanza. Romeo Lucia brillante si volta per controllare la situazione alle spalle, vedremo se questo tentativo ha perso energia o se invece continua ad avere tanto. La nostra moto adesso attende. Attende proprio il gruppo, noi ci portiamo. Antonio Tiberi, grande cronometro, ma tiene bene anche in salita, perché l'ho visto. Chissà se terranno bene i corridori della Lombardia in salita. Chissà se terranno bene qua. Secondo me sarà una grande sfida domani tra i lombardi. Ed ecco il gruppo che ha una trentina di secondi di ritardo. Vedremo quali saranno le squadre che guideranno l'inseguimento, perché ovviamente non ci aspettiamo la Valcar, che dalla sua probabilmente cercherà invece di
state lì tranquilli a ruota in attesa, poi chi lo sa, magari di farsi avanti nelle fasi finali di corsa. Ed è una fase molto interessante perché vedete dietro il gruppo non è particolarmente numeroso, quindi questo diventa un qualcosa da tenere sott'occhio, perché dietro non sembra esserci molto accordo. È vero che di strada ne manca ancora tanta per raggiungere il traguardo, ma insomma andare poi a prendere le atlete non è facile e lo sanno bene. Sanno bene queste ragazze che quindi devono in qualche modo cercare di non lasciare troppo spazio alla battistrada, che dicevamo la Valcar sicuramente può contare su una ottima azione di squadra. Vedete, sono tante le atlete con la maglia della Valcar Travel and Service, qui avete visto per un attimo con il dorsale 42 Federica Venturelli. Sono 25 le atlete che compongono il grosso del gruppo. Qui cerchiamo anche di darvi i dorsali di coloro che sono nel grosso del gruppo, perché sicuramente è interessante. Mentre adesso con il dorsale 43-66 escono in due alla caccia della battistrada. Ecco, quindi prima cerchiamo di capire queste due ragazze. Dorsale 43 Aurora Cappelletti e con il 66 Linda Ferrari. Queste due atlete escono dal gruppo che conta 25 atlete alla caccia di Romeo Lucia Brillante, però questo tentativo sta aumentando notevolmente l'andatura del gruppo. Tanto è bello vedere, ovviamente lo vediamo noi nelle telecamere di servizio, nella telecamera dell'arrivo, che ci sono tanti ragazzi che domani saranno in scena con la prova della categoria juniores, che stanno provando il percorso e magari stanno incitando proprio le loro coetanee in questo sabato di defaticamento in vista della prova di domani. Quindi tanto annullato questo contrattacco, situazione che quindi rimane identica a qualche chilometro fa. Tanto un atleta si è riportata su Romeo Brillante, su Lucia Romeo Brillante. Adesso cercheremo poi di darvi anche conto con le immagini di questo rientro con la maglia del team Racconigi nelle prime posizioni. Vedete in questa fase con il dorsale 24 di gara, la casacca della Racconigi è Arianna Giordani.
Mentre davanti, dicevo, non siamo riusciti a vederlo con le immagini, ma dovrebbero essere in due adesso le atlete, perché c'è anche Linda Ferrari. Linda Ferrari faceva parte, immagini che ciò che ci arriva dalla radiocorsa è un po' confuso in questa fase. Ci avevano dato Linda Ferrari che era rientrata, vedremo se sarà così. Adesso la nostra moto sta tornando davanti, un po' confuso anche chi vi parla in questo momento, ma cerchiamo di capire e di vedere, toccare con mano quello che sta succedendo in corsa, e a breve lo vedremo proprio con le nostre immagini. Sicuramente al comando c'è ancora Romeo Lucia Brillante, che però ha perso qualcosa nei confronti del gruppo. Eccola qua inquadrata, quindi immagini che ci mostrano un atleta solitario al comando. Non riusciamo a capire la cosa ci è arrivato dalla radiocorsa, che ci aveva informato del rientro di Linda Ferrari, che però faceva parte, assieme all'altro atleta della Valcar, della coppia di controattaccanti. Quindi le nostre immagini vi raccontano la corsa come sta succedendo in diretta, e questo è quello che vediamo con Romeo Lucia Brillante, solitaria al comando. Chiedo scusa per qualche secondo di confusione, ma chi vi parla deve fare affidamento su quelle che sono le informazioni che ci arrivano dalla gara. Chi vi parla è a qualche centinaia di chilometri da dove si sta svolgendo la corsa. Comunque, la situazione: Romeo Lucia Brillante in testa, il suo vantaggio è calato adesso di una 25ina di secondi nei confronti del gruppo. Si fa in effetti più pesante la pedalata dell'atleta della Valcar Travel and Service, ma per il momento si mantiene al comando. Tanto Alessia Della Valle incita Vittoria Rizzo: dalla mountain bike alla strada senza paura, viva la multidisciplina. Pedalata adesso un po' più pesante rispetto a qualche chilometro fa, mentre si rientra nel territorio comunale di Pieve del Grappa. Cerchiamo di capire anche come sta andando la stagione di Romeo Lucia Brillante. Quest'anno ha ottenuto un terzo posto il 7 di maggio. Intanto la media dopo la prima ora era di 34.501. Quindi forse il caldo, ma anche le difficoltà altimetriche stanno davvero mettendo a dura prova queste ragazze, che comunque stanno regalando grande spettacolo sulle strade del ciclismo, del grande ciclismo italiano. Si assegna la maglia tricolore per quanto riguarda la categoria donne junior, sempre più vicini al passaggio sotto il traguardo. Alta sui pedali Romeo Lucia Brillante, quest'anno ha ottenuto un terzo posto a Bolzano nel mese di maggio. Qui vedete anche il folto pubblico presente a bordo strada. Per Romeo Lucia Brillante, che ormai da diversi chilometri è in solitaria, se n'è andata praticamente dopo il passaggio che ha segnalato meno tre giri alla termine, e ci avviciniamo sempre di più al passaggio che invece segnerà meno due giri alla termine.
con la ragazza della Valcala Travel and Service. Vedete, adesso che la strada è tornata più agevole, riesce a fare più velocità rispetto a qualche chilometro fa. Concentratissima, sa che questa azione magari non sarà decisiva, ma può essere davvero interessante. Mani basse sul manubrio per portacolori della formazione bergamasca. Intanto la svolta proprio per entrare nell'ultima parte tecnica del tracciato, che ci porta praticamente agli ultimi 4 km prima del passaggio. Intanto abbiamo il passaggio dal Gran Premio della Montagna, che ha visto nell'ordine brillante della Valcar, che vedete inquadrata, che era già in testa, davanti a Cagnazzo della Racconigi e Bulegato della Breganze Millennium. Intanto la nostra moto nuovamente va ad attendere le atlete che si trovano all'inseguimento, e qui cerchiamo anche di far partire i cronometri per avere un rilevamento, che poi sarà, lo faremo quando sarà il momento sotto il traguardo. Cercheremo di capire l'entità reale del vantaggio, che comunque non è elevatissimo, nell'ordine dei 25 secondi, con ancora le maglie della Racconigi nelle prime posizioni, sempre molto attive le ragazze della formazione piemontese. Avete visto Arianna Giordani, che sta guidando questa coppia. Cerchiamo di capire chi è l'altra atleta impegnata in questo tentativo di controattacco, cercando di raggiungere la battistrada. Quindi Arianna Giordani, insieme a lei abbiamo la ragazza con il numero di gara 60, vale a dire Sara Lucconi. Sara Lucconi della Conscio Pedale del Sile. Queste le due controattaccanti, gruppo che comunque non è distante, ma gruppo che, come avete visto anche dalle immagini precedenti, si sta riducendo giro dopo giro. Quando siamo ormai in vista del traguardo volante, che ovviamente viene vinto da Romeo Lucia Brillante, che si trova davanti con una ventina di secondi di vantaggio nei confronti della coppia che vedete inquadrata, composta da Giordani e Lucconi. Più indietro il gruppo. E adesso hanno guadagnato qualcosa nei confronti del gruppo. Queste due atlete. Chissà che magari possa formarsi un terzetto alla comando, magari con cambi regolari e spinta da parte delle energie fresche che porteranno sicuramente Giordani e Lucconi, possano riuscire a ricucire almeno in parte e cercare di guadagnare qualcosa ancora di più nei confronti del gruppo, mentre la nostra moto si sta lentamente riportando sulla battistrada.
cercheremo di capire. Vantaggio che comunque è calato adesso sotto i 20 secondi, vedete che la differenza di azione in questa fase da parte di Brillante, che sicuramente l'aveva scoperto da diversi chilometri, quindi la sua pedalata non è sicuramente brillante, passatemi la battuta, le 15.42 di questo soleggiato sabato di sabato 1 luglio. Tanto sempre incitamento che arriva da parte del Comitato Regionale Piemonte anche sulla nostra pagina Facebook. Siamo a circa 2 km, 2 km 500 metri dal passaggio, quando verrà esposto il cartello che segnalerà l'inizio degli ultimi due giri di corsa. Quindi in quel momento mancheranno circa 34 km alla conclusione. Sta per concludere praticamente un giro interamente in avanscoperta Romeo Lucia Brillante della Valcaral Travel and Service. E al passaggio traguardo, al passaggio volante, scusate, di Fonte, trazionata in prima posizione Romeo Lucia Brillante davanti a Sara Luccon e Arianna Giordani, che in quel momento stavano inseguendo la battistrada, ma che abbiamo visto non essere riuscita a guadagnare molto nei confronti del gruppo. E quindi abbiamo immagini che ci mostrano quella parte di corsa, ma possiamo intuire che il gruppo non abbia lasciato molto spazio a quel tentativo, a quel tentativo a due che poteva rendere ancora più pericolosa la situazione in corsa. Fase molto delicata questa, perché come vi dicevo si arrivano agli ultimi due giri e quindi diventa importante ogni energia che viene spesa. Vedete, questo è il finale di gara praticamente, lo vediamo da quando siamo in diretta già per la seconda volta, mentre le atlete stanno vedendo per la terza volta. Questa è la conclusione del terzo giro in programma. Continua comunque a pedalare tutto bene in questa fase, che se la fatica inizia a farsi sentire. Romeo Lucia Brillante che si avvicina sempre di più al passaggio sotto il traguardo, dove vi ricordo sarà esposto il cartello che segnala l'inizio degli ultimi due giri di corsa. Alta sui pedali in questa fase che tende a salire, mentre qui anche le immagini che ci arrivano dal traguardo. Torniamo nuovamente sulle immagini in movimento. Da diversi chilometri in avanscoperta, merita sicuramente in questo momento il premio della combattività, ma poi ovviamente la strada è ancora lunga, quindi chissà che magari nel finale qualcuno non riesca a fare meglio di lei.
per il momento. Grande protagonista Romeo Lucia Brillante. Breve quindi il passaggio sotto il traguardo. Intanto vedete c'è un atleta che si sta riportando ed è la dorsale 60, Lucconi. Sta proprio riportando su Brillante, quindi a breve potremo avere una coppia proprio in vista del passaggio, dove sarà esposto il cartello che segnala due giri della conclusione. Arrivano anche le immagini dalla telecamera fissa ed eccolo la coppia di testa. Facciamo scattare i nostri cronometri. E la vedete proprio anche dopo il passaggio. Adesso ovviamente occhio al cronometro, che sono due atlete che stanno pedalando molto forte. E le immagini sul gruppo ci mostrano un gruppo che ha perso ancora altre atlete con le maglie della Racconigi, che accusa un ritardo di 25 secondi. È il ritardo del gruppo, o almeno della prima parte del gruppo, perché avete visto non sono molte le atlete che fanno parte del grosso. C'è stata una notevole selezione. Dovuta all'andatura, ma anche alle caratteristiche del percorso. Un percorso che non dà molto spazio per recuperare, e questo sicuramente alla lunga si fa sentire sulle gambe delle atlete in corsa. Romeo Lucia Brillante assieme a lei, con il dorsale 60 di gara, Sara Lucconi, conscio pedale del Sile. Hanno un vantaggio di circa 25 secondi nei confronti del gruppo. Sicuramente più energia la Zucconi in questa fase. Scusate, Zucconi in questo frangente. Ma è interessante capire cosa faranno le squadre alle spalle. Sono due formazioni molto numerose, che quindi potrebbero anche far valere la superiorità numerica. È vero che di chilometro alla traguardo ne mancano ancora circa 32, quindi ancora tanta strada da percorrere. Per queste atlete 30 secondi il ritardo del gruppo. Abbiamo percorso una sessantina di chilometri, quindi ne mancano 32 alla conclusione. Sono sicuramente i 32 più importanti, perché sono quelli che porteranno le atlete sotto il traguardo, dove sarà assegnata la maglia di campionessa italiana per quanto riguarda la categoria donne junior. Fase molto delicata questa, perché questo tentativo a due sicuramente molto interessante, e noi con la nostra moto adesso stiamo attendendo il gruppo che era guidato dalle ragazze della Racconigi. Vedremo se sarà ancora così quando il plotone arriverà di fronte alla nostra telecamera. Una trentina di secondi ci segnala adesso il servizio di radioinformazione in corsa, quindi tentativo che diventa sempre più interessante, perché dietro, e adesso lo vedremo a breve dalle immagini, ma non sembra esserci molta energia. Eccoci le immagini che arrivano proprio dalla
testa del gruppo c'è la dorsale, la ragazza con il dorsale numero 19 che sta facendo l'andatura. Si tratta di Alice Tonioli della Breganze Millennium, ma deve essere l'unica in questo frangente che sta dando un contributo per tenere alta l'andatura del gruppo, perché quando siamo arrivati con la nostra moto abbiamo visto per qualche secondo il gruppo che occupava l'intera sede stradale. Questo è un bel segnale, perché si trova davanti un segnale invece un po' più preoccupante per chi deve in qualche modo organizzare un inseguimento. Però anche questo è il bello del ciclismo. Vedete, adesso sembra tornato un po' più l'accordo sulla testa. Però vedete, non si pedala alle spalle della prima atleta. Questo, che se la strada qui tende leggermente a scendere, significa che la velocità non è elevatissima e le portacolori della Valcar Travel and Service si mantengono nelle ultime posizioni, un po' anche a fare da, così, da monito a chi vuole organizzare un inseguimento, dire insomma, se andate a prendere la battistrada, le due battistrada, noi siamo qua e quindi possiamo ancora fare qualcosa. E possiamo ancora farci sentire. Come sempre vi invito ad interagire. Le ragazze della Breganze adesso nelle prime posizioni del gruppo. Tanto Loredana Manzoni dice c'è tempo ancora, c'è tanta strada, questo è vero. C'è ancora tanta strada per raggiungere il traguardo. E adesso la Breganze sembra, Breganze Millennium sembra aver organizzato un inseguimento un po' più organico rispetto a quello che avevamo visto in precedenza. Devono farlo, perché è vero che siamo ancora a circa 28 km dalla conclusione, ma non è facile poi nel finale trovare le energie e soprattutto il coordinamento per lanciare un inseguimento, quindi meglio forse prima possibile. Tanto un saluto anche a Giancarlo Ferrari, salutiamo, ci sta seguendo in diretta e con la nostra moto ci stiamo riportando sulla coppia al comando formata da Romeo Lucia Brillante, Valcar Travel and Service, e Sara Lucconi, conscio pedale del Sile. Queste due atlete viaggiano assieme da pochi chilometri, perché in precedenza era solitaria al comando soltanto Brillante. 45 secondi adesso il distacco, ci segnala la informazione in corsa, ma ci sembra un distacco forse inferiore in questa fase. Cercheremo di capirlo adesso con le immagini. Comunque davvero bello il colpo d'occhio, una giornata di sole, un percorso bellissimo su queste colline pedemontane, nella zona proprio ai piedi del Monte Grappa, con tanti appassionati che hanno colto l'occasione per seguire due gare importanti come quella di oggi, la prova riservata alla categoria donne junior che assegnerà la maglia tricolore, e poi domani invece la prova degli atleti maschile. Tratto in discesa questa con Brillante, che sembra più a suo agio in queste
curve veloci. E infatti ha guadagnato qualche metro, ma poi vanno ovviamente tanto attenzione anche alle previsioni del meteo, perché in questa zona spesso possono venire piovaschi e scrosci nel tardo pomeriggio, quindi attenzione anche nella gara di domani, che si inoltrerà per ben un'ora più tardi, a quelle che sono le condizioni meteo, perché tutto è possibile qui ai piedi delle Alpi, delle Prealpi. Ancora buono l'accordo in testa. Meno di due giri alla conclusione. Ricordiamo, appuntamento importantissimo questo, si assegna la maglia di campionessa italiana per quanto riguarda la categoria donne junior, organizzazione a cura della FVR Baron, dell'amico Rino Baron, con tutti i suoi collaboratori. Non manca mai di essere al centro dell'organizzazione. E sono tanti gli atleti che sono transitati all'interno della famiglia di Rino Baron, famiglia ciclistica di Rino Baron, e poi sono approdati al mondo del professionismo. Filippo Fortin, ma Roberto Longo, Mariano Piccoli, Mirko Rossato, Rudy Mosole, insomma davvero tanti. E un appuntamento importante sicuramente questo, appuntamento di primissimo livello sulle strade del Veneto, sulle strade proprio ai piedi del Monte Grappa. Ancora le due ragazze al comando. Cambi regolari per loro. Dietro avevamo visto per una prima volta quest'oggi c'è stato un inseguimento da parte della Braganza Millennium. Vedremo se insisteranno. Intanto sempre cambi molto regolari in testa. Noi monitoriamo sempre anche le condizioni meteo, perché è prevista pioggia tra pochi minuti, possibilità di pioggia tra pochi minuti. Vedremo se si concretizzerà questa cosa. Ci chiede quanti chilometri mancano. Siamo a circa 25 chilometri dalla conclusione, quindi ancora una quarantina di minuti prima di poter conoscere il nome della nuova campionessa italiana della categoria donne junior. Per il momento al comando c'è una coppia formata da Romeo Lucia Brillante della Valcar Travel and Service, la vedete inquadrata con il dorsale di gara 45, assieme a lei dorsale di gara 60 invece per Sara Lucconi, pedale conscio pedale del Sile. Questa è la situazione quando, come vi dicevo, stiamo entrando negli ultimi 25 chilometri.
Ricordiamoci che la finale è particolarmente insidioso, con strada stretta, continui cambi di direzione e sali scendi. Piccolo giro delle Fiandre a concludere questo campionato italiano. Sarà così anche domani nella prova riservata alla categoria maschile degli juniores. Si volta Romeo Lucia Brillante per capire qual è la situazione alle spalle. Intanto Gianna Gianna va ad incitare Breganze Millennium. Breganze è una delle formazioni che alle spalle è sicuramente più attiva. Noi adesso con la nostra moto attenderemo nuovamente il passaggio del gruppo per darvi ancora conto, mentre siamo esattamente a 25 km dalla conclusione, questo ve lo posso dire con certezza. Cerchiamo di capire il ritardo, che all'ultimo rilevamento era di circa 40 secondi, ritardo del gruppo. È un ritardo che potrebbe addirittura essere rimasto stabile, calato leggermente attorno ai 38 secondi, ma come vedete ancora una volta non c'è grande accordo, è con il dorsale numero 29 a fare l'andatura in testa al gruppo, Alessia Zambelli, Isolmat, Premac, Vittoria. Le immagini precedenti ci mostrava un gruppo che occupava l'intera sede stradale. Questo sicuramente non un segnale positivo per il gruppo. Vedete, è proprio la Zambelli che sta facendo l'andatura adesso. Però sicuramente ha bisogno di cambi, di energie fresche. Intanto è sceso a 25 secondi, questo ci segnala la radioinformazione in corsa. Vedete, gruppo in fila indiana adesso. Con Zambelli sempre a fare l'andatura. Vedremo cosa succederà quando Zambelli si sposterà. Perché lì avremo un'immagine chiara di quelle che sono le energie rimaste in corsa. Continua a voltarsi l'atleta in prima posizione. Vedete la selezione che c'è stata. Sono rimaste meno di 20 ormai le atlete nel grosso del gruppo. Si alzano sui pedali le ragazze in testa al gruppo, capiscono che sta calando il vantaggio delle battistrada e quindi è il momento giusto per spingere ancora. Teniamo sempre un occhio su quello che è la situazione meteo, perché proprio vogliamo capire se sarà possibile nella finale avere degli scrosci di pioggia che potrebbero andare un po' a cambiare la situazione. Per il momento, vedete, guardate, in questa fase il gruppo sta spingendo fortissimo. Intanto le inseguitrici sono Bulegato, Milesi, Labella, Venturelli, Tonioli, Gazzola, Lazzari, Rizzo, Tussardo, Cagnazzo, Biglotti, Donati, Zambelli, Bertogna, Pliffer, Temporoni, Porro,
prevedello, testa e cappelletti, mentre si stanno avvicinando sempre di più alle battistrada, quindi a breve potrebbe esserci un ricongiungimento tra la prima parte del gruppo e le altre atlete. Qui però la selezione è notevole, guardate, sta esplodendo il gruppo proprio in vista del Gran Premio della Montagna. Come sempre vi invitiamo a commentare, ad interagire con noi. Qui intanto stanno uscendo alcune delle atlete più attese. Vedete, è una selezione importantissima in questo giro, esplosa letteralmente la corsa. Qui vedete il pubblico che incita, intanto sono state raggiunte le battistrada. E qui vedete proprio con il dorsale 45 Romeo Lucia Brillante, che è stata protagonista di questo tentativo di fuga, ma quando è esplosa la corsa sono praticamente piombate su di lei tutte le atlete favorite quest'oggi. Tanto con la nostra moto adesso recuperiamo, abbiamo anche questa panoramica di corsa. Per capire le energie rimaste. Vedete, c'è forte controllo. Altre atlete vanno ad aggiungersi. Ovviamente poi quando sarà più chiara la situazione andremo a fare anche un una composizione di quella che è la testa della corsa. Per il momento lasciamo che proprio ci sia questo questa fase molto delicata in corsa. E quindi fase molto interessante, vedete, si è formato un gruppetto abbastanza numeroso, ma decisamente risicato rispetto a quello che avevamo visto in precedenza. Cerchiamo quindi anche di avere i numeri dorsali delle atlete, questa inquadratura ci permette proprio di avere questo. Arriva con il dorsale 49 in testa. Comunque si va a rinfoltire adesso il gruppo dopo questa accelerazione che ha messo in difficoltà tante atlete, ma ricordiamo che manca ancora un giro quando le atlete transiteranno sotto il traguardo, quindi a quel punto dovrebbe essere ancora più selezione. Adesso c'è stato un rallentamento, mentre questa è l'immagine del radar, vedete alcune perturbazioni nella zona che potrebbero alla lunga magari interessare anche la zona di corsa. Abbiamo sempre un occhio a questa immagine. Per il momento
non sembra scongiurato il rischio di piogge, ma come vi dicevo, questa è una zona nella quale il meteo può cambiare in maniera repentina. Vedete, gruppo forte di una dozzina di unità. Adesso vedremo se ci saranno attacchi. Vedete le maglie della Racconigi. Nelle prime posizioni, ma attenzione perché dietro c'è un altro gruppo che sta guadagnando, quindi dopo la forte accelerazione nel Gran Premio della Montagna adesso potrebbero rimescolarsi ancora le carte. Noi attendiamo ovviamente Radio Corsa, breve ci darà la composizione esatta delle ragazze al comando. Tanto proprio in questo momento Radio Corsa sta dando la composizione, quindi a breve avremo anche la composizione delle atlete che vanno a comporre la testa della corsa. Era un gruppo forte di 23 fino a pochi chilometri fa, ma si è notevolmente ridotto in numero proprio in vista del Gran Premio della Montagna e della forte accelerazione che c'è stata proprio al GPM. È stata una fase molto delicata quella, con diverse atlete che hanno perso contatto e che adesso stanno cercando e forse potrebbero approfittare di questo rallentamento per riportarsi nuovamente sulla testa della corsa. Nostra moto che è lì e ci avviciniamo sempre di più al passaggio in zona traguardo. Sta transitando la autovettura di inizio gara. Quindi vedete, intanto altre atlete vanno a riportarsi sulla testa della corsa. Vedete, sempre più numeroso, sempre più folto il gruppo di testa. Erano rimaste in 4-5 proprio al passaggio del GPM, poi invece c'è stato un rallentamento che ha favorito invece le atlete che si trovavano alle spalle. E adesso è sempre più folto il gruppo di testa. Vedete, ormai una ventina coloro che compongono la testa della corsa. Dopo la violenta accelerazione nel corso del Gran Premio della Montagna, probabilmente è stato quello il terreno per alcune per trovare un po' la gamba e anticipare magari qualcosa nel corso del prossimo giro. Vedremo se questa lettura è corretta. Lo sapremo soltanto a breve. Intanto vedete, altre ragazze stanno perdendo la ruota. Noi adesso ci stiamo portati con le immagini dal drone, breve torneremo nuovamente a seguire. Allora, sicuramente al comando abbiamo 12 atlete ormai in vista del suono della campana, ma ricordiamo che abbiamo visto altre atlete rientrare sulla testa, quindi
è sicuramente maggiore il numero delle atlete al comando rispetto alle 12 che ci ha comunicato Dario informazione in corsa, quindi non vi sto neanche a dare i numeri dorsali delle 12 che si trovano in attesta. Perché l'impressione è che siano diventate ben più numerose le atlete al comando. Una ventina, probabilmente sono gran parte di quelle che si trovavano al comando in precedenza. Tanto vedete immagini che ci arrivano dal traguardo con la carovana, la lunga carovana delle autovetture al seguito che anticipa il passaggio della corsa. Eccole le atlete. Mentre le immagini che ci arrivano dall'attraguardo ci mostrano proprio nel gruppo delle seguitrici ci sono stati dei rimescolamenti, adesso vi daremo sicuramente i nostri aggiornamenti, situazione di rimescolamento al passaggio, quindi ultimo giro. Infatti, come annuncia anche lo speaker da sotto del traguardo, quando le atlete transiteranno dall'attraguardo suonerà la campana e inizierà l'ultimo giro. Noi siamo con le immagini in corsa. Sta per suonare la campana, sta per iniziare l'ultimo giro. Vedete un po' di calma in questa fase in vista del passaggio. Breve avremo anche le immagini dalla telecamera fissa. Vedete, sempre molto numerosa le maglie della Valcar Travel and Service. Siamo ormai a circa 300 metri dal passaggio. Quando suonerà la campana inizierà l'ultimo giro. In quel momento capiremo. 200 metri intanto al passaggio. Il passaggio della testa della corsa e c'è il passaggio delle atlete che vengono. Eccole le atlete che stanno per iniziare l'ultimo giro di questi campionati italiani riservati alla categoria donne junior. E noi le seguiremo in questi ultimi chilometri di corsa. Una finale che è ancora aperto a tutte le possibili soluzioni. Infatti, dopo vari tentativi di fuga, il più interessante è quello che ha visto protagoniste due atlete, Romeo Lucia Brillante e Sara Lucconi. Il gruppo, almeno delle migliori, è tornato compatto e adesso sta affrontando gli ultimi 17 km di gara. Vedete, dorsale di gara numero 20, si tratta di Irene Cagnazzo della Racconigi Cycling Team. Sta guidando il plotone, ciò che resta del plotone, perché è stata una fase molto delicata questa, con selezione importante, nonostante dicevamo un percorso che dal punto di vista altimetrico non presentava salite estremamente rilevanti, ma è da sottolineare come sicuramente
le ripetute salite e discese possano fare una notevole selezione, specialmente in una prova importante come questa, dove tutte le migliori atlete sono alla via e quindi c'è molta molta attesa. Tentativi di fuga fino a questo momento non hanno avuto esito positivo. Siamo a 15 km, poco di più dalla conclusione. E intanto, come sempre, vi invitiamo a commentare, ad interagire con noi, a darci anche qualche suggerimento su chi possano essere le favorite. Ci chiede se la Bella è nella testa della corsa. Sì, all'ultimo rilevamento la Bella era nella testa della corsa. L'ultima composizione che abbiamo della testa della corsa vede protagoniste Bulegato, Milesi, La Bella, Venturini, Tonioli, Gazzola, Lazzari, Rizzo, Tussardo, Cagnazzo, Piglotti, Donati, Zambelli, Pighi, Bertogna, Piffer, Temporoni, Porro, Prevedello, Testa e Cappelletti. Questa era l'ultima composizione del gruppo di testa e non dovremo essere molto lontani con questa composizione. Forse solo un paio di atlete hanno perso contatto rispetto all'ultima notizia che ci ha dato il servizio di radioinformazione in corsa del gruppo di Mario Case. Tanto ringrazio Loredana Manzoni che si complimenta con il commentatore, il parla non è sicuramente un esperto di ciclismo femminile, ma che sta cercando un po' di dare il suo meglio e di raccontarvi questa gara importante che per queste ragazze significa davvero una stagione intera. Quindi fase adesso delicata con il dorsale numero 1. Sara Piffer, team Wheeler, Chiara Pierobon, che prova in solitaria ad uscire la Piffer ha già ottenuto un successo in questa stagione. Abbiamo il suo vantaggio nei confronti delle immediate inseguitrici, ma praticamente sta guidando il gruppo. Vedete le maglie della Valcar, tra queste è presente anche Federica Venturelli, già 8 vittorie in stagione per lei. Quindi fase estremamente delicata questa, perché davvero ormai siamo a meno di 15 km dalla conclusione, quindi ogni tentativo di fuga in questo frangente può rappresentarsi decisivo, anche se in questa fase assistiamo ad un rallentamento evidente da parte del gruppo. Allora, sono 15 le atlete al comando, cerchiamo di darvi una composizione esatta di quella che è la testa della corsa, quindi mi perdonerete se per qualche secondo non interagirò nel migliore dei modi, ma un po' come si faceva una volta, sto prendendo appunti con i numeri dorsali delle ragazze che sono in a mano scoperta e che andranno a contendersi il campionato italiano per quanto riguarda la categoria donne junior. Questa fase di discesa la vedete bene in questo frangente. Quindi allora andiamo con ordine, abbiamo la dorsale numero 1 Piffer, con il numero 20 invece abbiamo Cagnazzo, con il numero 18 Bulegato, con il numero 22 Porro, con il numero 26 Tighi, con il numero 29
Zambelli con il numero 32 Milesi, con il numero 40 Trussardo, ed ancora vedete le 15 atlete al comando, con il dorsale 42 Venturelli, con il dorsale 45 Brillante, che quindi fa ancora parte della testa della corsa dopo il bel tentativo di fuga che abbiamo seguito in precedenza, con il numero 49 Temperoni, con il numero 50 invece è presente in questo gruppo Testa, con il dorsale numero 60 Lucon, con il numero 70 70 La Bella e con il numero 82 Prevedello. Questa è la composizione che abbiamo grazie ai colleghi di Radio Corsa, quindi siamo in questa fase di studio, vedete Bulegato, poi anche Venturelli nelle prime posizioni, già 8 vittorie in stagione, ultimo passaggio questo da Possagno. Fase molto delicata questo. Grande fase di studio con Venturelli nelle prime posizioni. È la grande favorita dopo le 8 vittorie già conquistate. Fase molto delicata questa di corsa. Abbiamo ricordato la composizione della testa della corsa. Negli ultimi chilometri. Ricordiamo ancora una volta la composizione mentre ci lanciamo in discesa. Cagnazzo, La Bella, Temperoni, Testa, Bulegato, Trussardo, Porro, Piffera, Brillante, Venturelli, Pighi, Milesi, Zambelli, Lucon e Prevedello. Queste le 15 atlete al comando. Adesso c'è questo tentativo di allungo in discesa. Però gruppo comunque vicinissimo, però insiste l'atleta sulla testa della corsa. Qualche metro di vantaggio, ma dietro si capisce la pericolosità di questo tentativo di fuga, quindi non si vuole lasciare molto spazio, perché ovviamente questo attacco ha così pochi chilometri dalla conclusione, anche se parliamo ovviamente di un attacco solitario, è sempre pericoloso. Dorsale numero 86, quindi atleta che non faceva parte della lista che avevamo fino a questo momento. Si tratta di
Rizzo Vittoria della Terranova Fancello, che ha guadagnato qualche metro. Adesso con la nostra moto andremo ad affiancarla, cerchiamo anche di capire. È proprio Vittoria Rizzo, numero 86. Meno di 10 km alla conclusione, concluso anche questo tratto in discesa. Rizzo che continua ad avere un vantaggio di una cinquantina di metri nei confronti del resto del gruppo. Insiste in questo suo tentativo di allungo. Tanto ricordiamo che stiamo seguendo ormai gli ultimi 8 km di corsa della prova che assegnerà la maglia di campionessa italiana per la categoria donne junior, organizzazione a cura della FVR Baron dell'amico Rino, che con tutti i suoi collaboratori, volontari, la famiglia, tutti coloro che sono a fianco di questo bellissimo campionato italiano. E oggi è soltanto il primo atto, perché domani sarà il momento di seguire la prova riservata alla categoria. State Vittoria Rizzo, il gruppo sportivo Termo La Spezia, correggo quello che avevo detto in precedenza, ma il gruppo è vicinissimo, non lascia molto spazio il plotone in questa fase. Si ha la consapevolezza che non si può rischiare di lasciare troppo spazio a tentativi di fuga in questo frangente, quindi gruppo che è vicinissimo a Vittoria Rizzo e a breve potrebbe proprio chiudere nei confronti l'atleta. Fase molto delicata, ancora Vittoria Rizzo al comando, ormai 6-7 km alla conclusione, questo tentativo è nato un po' in sordina in discesa, però adesso si sta rivelando davvero interessante. È vero che il finale, con la strada che tende a salire, potrebbe mettere un po' in difficoltà la Rizzo, che già ne aveva scoperta da diversi chilometri, quindi cerchiamo anche di capire quelle che sono le energie rimaste nel serbatoio di questa ragazza. Qui vedete ancora buona la pedalata. Continua a spingere molto forte in questo frangente. 5 km al termine. Scongiurato il rischio pioggia, almeno in questo frangente. Tanto c'è chi dice la Rizzo tiene, perché sta dimostrando davvero un'ottima condizione. Atleta viene dalla mountain bike,
vediamo alle spalle la situazione, gruppo che comunque è lì vicinissimo, vicinissimo il gruppo. E noi ci portiamo proprio sul plotone. Vedete, andatura elevata adesso. E ripresa la Rizzo, c'è un altro tentativo di allungo. Altro tentativo di allungo in testa alla corsa. Quindi si rimescolano ancora le carte ormai negli ultimi chilometri. E c'è questo tentativo. Andiamo a vedere il numero dorsale. Dorsale di gara numero 70 per la Bella. Era una delle atlete più attese in questo frangente. Riesce a guadagnare qualche metro. Questo è un attacco di forza. E vedete, le portacolori del team Valcar devono reagire. Ma c'è molto studio, c'è molta attenzione, specialmente su Federica Venturelli. E la Bella potrebbe essere uscita proprio nel momento giusto, perché vedete, ha raggiunto la Rizzo, che però ancora è stata raggiunta poi anche dal plotone. C'è un'altra ragazza che si trova un po' a bagnomaria adesso. Ma questo attacco di la Bella è stato davvero fulmineo, davvero molto interessante. Eleonora la Bella. Formazione della BFT Burzoni. Qualche metro di vantaggio qui, davvero si lotta sulla filo dei secondi. Gruppo che non è lontano, ma che in questa fase non chiude. Siamo a 4 km 500 metri dalla conclusione. A breve inizierà proprio la fase tecnica che abbiamo visto in precedenza. Una trentina di metri di vantaggio per la Bella. È un finale che regala sempre grandi emozioni. Si assegna la maglia di campionessa italiana per la categoria donne junior. Eleonora la Bella era attesa da molti quest'oggi. E attenzione, perché forse ha guadagnato qualcosa dietro, non sembra esserci l'accordo giusto. Vedete la maglia della Racconigi seguita da la proprio Eleonora la Bella in prima posizione, mentre Federica Venturelli è la ragazza in seconda posizione del terzetto che sta rientrando. Attenzione, perché adesso potrebbe formarsi un gruppo di 4 atlete alla comando, e in questa fase mi sento di poter dire che sono sicuramente le atlete più in forma del momento. Siamo ormai a meno di 4 km dalla conclusione, con la Bella che sta per essere raggiunta dal terzetto pilotato da Federica Venturelli. Quindi potrebbe formarsi questo quartetto alla comando, ma il gruppo non è distante, meno di 4 km dalla conclusione. Quindi a breve avremo questo quartetto in testa, e il pubblico che sta incitando le atlete in questo finale di corsa. Si assegna la maglia tricolore. Vedete, fase di studio questa. E adesso è Federica Venturelli che dà la spinta a questa azione, ma dietro non sono distanti. Il quartetto in testa sta per essere raggiunto da un gruppo forte di altre 6-7 unità. Con tutte le migliori a giocarsi questo campionato italiano. E vi ricordo che domani saremo nuovamente in diretta con il campionato italiano riservato alla categoria maschile degli juniores alle 15.50 per seguire, come abbiamo fatto oggi, le ultime ore di corsa. Quest'oggi una diretta molto lunga, siamo in diretta da circa 2 ore. Quindi una finale che ci sta emozionando.
e si sono ricompattate tutte assieme, ancora tutte le migliori, sono una decina le atlete che andranno a giocarsi il successo in questo campionato italiano. Stiamo per entrare nella parte tecnica del tracciato. Vedete, sono due le ragazze della Valcar Travel Service, qui un'inquadratura va proprio a Federica Venturelli, già 8 vittorie in stagione, una delle atlete favorite, lì assieme alla compagna di squadra brillante, che è stata brillante nei chilometri centrali di corsa, con un tentativo che ha animato alla grande quella fase di gara. Tanto si scatenano anche i commenti. Siamo ormai a meno di 4 km dalla conclusione. Dicevamo, stiamo per entrare. Tanto altro atleta che va a rientrare sulla testa della corsa è Temperoni. Temperoni sta... è rientrata nel gruppo di testa. Ho la presunzione che si deciderà tutto adesso dopo la svolta a destra, con i saliscendi che caratterizzano questa zona finale, questa fase finale di corsa. E avete visto, adesso la strada qui tende a salire, sede stradale più stretta, può essere questo il momento giusto per qualcuna che si sente battuta in caso di arrivo allo sprint. Vedete Piffer in prima posizione. Per il momento però sono in 10 le atlete al comando, direi 11 in quanto, no, 10, quindi abbiamo con il dorsale 70 la Bella, l'abbiamo visto grande protagonista, con il dorsale 42 Venturelli, con il dorsale 20 Cagnazzo, con il dorsale 40 è Trussardo, con il dorsale 18 invece sulla testa della corsa è Bulegato, con il dorsale 45 Brillante, con il dorsale numero 1 Piffer, insieme a loro con il dorsale 29 Zambelli, con il dorsale 26 Pighi, con il dorsale 50 Testa. Queste sono le ragazze che stanno guidando la corsa e che stanno ormai per entrare negli ultimi chilometri di gara. Sguardi puntati su questo finale. Gruppo che adesso occupa l'intera sede stradale. Sembra quasi che ci sia un'attesa per un eventuale arrivo allo sprint. Speriamo di no, vogliamo vedere ancora qualche azione, qualche tentativo di allungo nel finale. Dopo una gara lunga e difficile per queste atlete, tutto si potrebbe risolvere negli ultimi chilometri di corsa. E vi invito come sempre domani a seguire anche la prova degli juniores maschili. Grande fatica ma anche grande tatticismo in questa fase. A breve entreremo negli ultimi 2 chilometri di gara. Ancora fase di studio molto marcata. Nessun tentativo di allungo quando ci avviciniamo sempre più all'ultimo chilometro di corsa. So che è difficile fare un pronostico, ma vi invito a farlo, vi invito a commentare sulle piattaforme social di Ciclismo Live e su Tutto BC Web. Vi invito a commentare questo finale.
e magari sbilanciarvi anche con il nome di un possibile vincitore, di una possibile vincitrice, scusate. Siamo ormai a meno di 2 chilometri, meno di 3 chilometri dalla conclusione. Fase, dicevamo, di studio marcatissima, guardate come praticamente si controllino le atlete in questo frangente. Questo potrebbe essere un buon momento per qualcuna che si sente battuta allo sprint. Ho la sensazione che si deciderà proprio tutto negli ultimi 500 metri di corsa. Vedremo se, spero di sbagliarmi e poter seguire una finale ancora più spettacolare che assegnerà questa maglia di campionessa italiana. Ormai meno di 2 km dalla conclusione. Meno di 2 km dal termine di un campionato italiano emozionante per quanto riguarda la categoria donne junior. Domani la prova riservata ai coetanei, la categoria juniores, e c'è, attenzione a questo tentativo di fuga, e ancora la volta la Bella che prova ad uscire, e questo è un tentativo di fuga importante perché qui siamo a pochi chilometri dalla conclusione. Potrebbe risolversi tutto nel giro di questi ultimi centinaia di metri. Vedete, si muove anche Federica Venturelli, la grande favorita di questo campionato italiano. E qui è una finale emozionante. Rimangono incollati agli schermi gli appassionati di ciclismo, che quest'oggi si assegna un campionato italiano. La Bella con Venturelli poco distante. Sembra destinata ad essere una sfida a due. Venturelli che però sta guadagnando nei confronti della Battistrada, quindi potrebbe in questo frangente ricucirsi. Eleonora La Bella e Federica Venturelli potrebbero formare una coppia al comando, ma ancora deve chiudere Venturelli perché La Bella insiste. Adesso Venturelli, la sua pedalata si fa più pesante. È un finale di grandissime emozioni questo, grandissime emozioni, perché Venturelli sembrava in grado di chiudere nei confronti di La Bella da un momento all'altro. Ma La Bella sta insistendo, Venturelli deve ancora chiudere una ventina di metri di svantaggio. Intanto siamo all'ultimo chilometro, ultimi 1000 metri di corsa con Venturelli che ancora non è riuscita a chiudere. La Bella insiste in questo suo tentativo di fuga. Sono 20 metri, non di più, che separano le due atlete. Un finale a grandissime emozioni, perché adesso qui non dobbiamo farci ingannare, la telecamera schiaccia un po' l'immagine, ma l'impressione è che Venturelli si stia avvicinando alla Bella, anche se difficile da dire perché qui la nostra moto è molto distante per concedere lo svolgimento regolare della corsa, quindi l'immagine zoomata tende a far sembrare più vicine le inseguitrici. È una finale a grandissime emozioni, mentre Venturelli sembra non avere le forze, e un altro atleta si sta riportando adesso in seconda posizione, l'atleta del team Racconigi. La Bella però ancora qualche metro di vantaggio, La Bella ancora con qualche metro di vantaggio. Quando stiamo per entrare negli ultimi chilometri si forma il terzetto, terzetto al comando. Cagnazzo, Venturelli e La Bella si andranno a giocare il campionato italiano per quanto riguarda la categoria donne junior. Tante tante emozioni in questo finale, sono in tre. Cagnazzo, La Bella e Venturelli si giocheranno il campionato italiano. Ormai ultime centinaia di metri, posizione perfetta per Venturelli, ma anche per La Bella. Cagnazzo invece vuole prendere
in prima posizione questa ultima curva, ed eccoci anche dalla telecamera fissa con Venturelli che esce in prima posizione, ed è Venturelli che va a vincere il campionato italiano, nona vittoria stagionale per l'atleta della Valcar. E seconda posizione per la Bella, terza invece Cagnazzo, quindi un finale emozionantissimo che però alla fine ha visto il successo della grande favorita, della grande favorita di questo campionato italiano. Noi andiamo a rivedere gli ultimi chilometri proprio. E questo ci fa rivedere proprio il finale con Venturelli, che è stata brava a mantenersi in testa, in terza posizione, scusate, e quindi a poi sfruttare fin nella finale con questa uscita poderosa. È andata così a cogliere il successo, nona vittoria stagionale, che è forse la più importante di tutte, perché vale la maglia di campionessa italiana. Davvero una bella vittoria per Venturelli. Un ringraziamento va ovviamente a tutti coloro che ci hanno seguito e vi invitiamo a rimanere collegati, perché c'è forse uno dei momenti più belli e più emozionanti che sta per avvenire, ovvero il momento nel quale si andrà a indossare la maglia tricolore e quindi andremo ad ascoltare l'inno di Mameli per queste ragazze, per Federica Venturelli, ma anche per tutte le altre che quest'oggi hanno svolto davvero una prova eccellente. E Venturelli è stata bravissima e noi vi riproponiamo ancora una volta il finale di corsa. Venturelli, la Bella Cagnazzo, quarta posizione per Bulegato, quinta Trussardo, brillante Romeo, è l'arrivo questo del campionato italiano. Noi riviviamo gli ultimi 500 metri con Venturelli che si è mantenuta sulla terza posizione, poi proprio quando stava per entrare nel rettilineo finale è scattata con decisione e qui vedete doppia velocità per questa nona vittoria che vale la maglia di campionessa nazionale. Davvero un gran bel successo per Venturelli. Tante tante emozioni e non poteva essere diversamente, questo è un campionato italiano. Quindi emozioni, altissimo livello quest'oggi e per un successo quello di Federica Venturelli che vale la maglia di campionessa italiana. Una maglia che potrà indossare per il resto della stagione, quindi una maglia che vale tantissimo, perché quando la si può indossare per il resto della stagione poi c'è tanta emozione nel corso delle prossime gare. Attendiamo, perché a breve avremo anche la possibilità di sentire dalla voce dei protagonisti proprio come è andato questo finale, e lì sarà davvero ancora più bello poter ascoltare delle interviste del dopocorsa. Quindi ricordiamo, successo per Federica Venturelli, seconda posizione per Eleonora Labella, terza Irene Cagnazzo. Questo l'ordine di arrivo, c'è chi ci ricorda che Labella è un atleta al primo anno nella categoria, questo rende ancora più onore alla atleta che ha conquistato la seconda posizione. Mentre ovviamente si stanno preparando, a breve vi faremo vedere anche le immagini che ci arrivano dalla zona delle premiazioni, perché ovviamente andremo a seguire
la vestizione della maglia. È stato un finale a grandissime emozioni questo, lo rivediamo ancora una volta perché direi che merita questo finale da poter seguire. Finale, grande, grandi emozioni. E vedete proprio la Bella aveva qualche metro di vantaggio in questo frangente. E però poi sotto la spinta di Cagnazzo, che sembrava in quel momento avere più energie anche rispetto a Venturelli, è stata la Cagnazzo a fare lo sforzo decisivo per riportarsi sulla ruota di La Bella. Però suo malgrado ha riportato anche Federica Venturelli, che poi è andata a vincere il campionato italiano. Quindi grandi, grandi emozioni quest'oggi, sicuramente ci saranno lacrime per quanto riguarda queste premiazioni, perché ovviamente si va ad assegnare una maglia importante, la maglia di campionessa italiana. E questo è ancora una volta il replay del successo di Federica Venturelli. Mentre queste sono le immagini che ci arrivano dalle premiazioni. Poi ci sarà il podio, veloce intervista alla prima classificata per lo streaming, poi ci sarà il podio. E a breve daremo la linea a Sandro Brambilla, nostro inviato sul posto quest'oggi. Gentili signore e signori, la prima ragazza classificata per l'intervista streaming. A breve, quindi, daremo la linea a Sandro Brambilla, che vediamo già sul palco. Mentre ancora una volta rivediamo questo finale di corsa con la Cagnazzo, che forse ha speso un po' troppo in questi chilometri finali. E nello sprint a 3 la vittoria bellissima da parte di Federica Venturelli. Ovviamente attendiamo ed invitiamo anche in funzione della giornata di domani che ci aspetta con la categoria juniores maschile. È bello sentire, io capisco la gioia dei familiari, degli appassionati, ma ovviamente l'attenzione è anche rivolta alle tante persone che stanno seguendo da casa. A breve sarà il momento dell'intervista. Mandalo su subito, lei, che abbiamo la diretta streaming. E Sandro Brambilla a breve avrà l'onore e l'onere di intervistare la campionessa d'Italia. E diamo ancora qualche secondo. Federica Venturelli, una corsa difficile, una vittoria importantissima. Sì, questa corsa è stata una corsa molto dura per il grande dislivello.
Avevo cercato di prepararmi bene per questa gara, però purtroppo una malattia due settimane fa mi ha messo KO e infatti nella gara di oggi non ero per niente fresca, ho fatto persino fatica a rimanere in gruppo, però l'ultimo giro ho cercato di dare tutto quello che avevo per questa maglia che è sempre molto importante. Sei una campionessa, hai sofferto e hai vinto. Sì, vincere non è mai semplice, soprattutto quando si è i favoriti, però gli atleti comunque sono sottoposti a questo tipo di pressione e quindi dobbiamo farci l'abitudine e quindi cercare di vincere anche quando sembra difficile. Lucia Brillante, Romeo in fuga due volte, bravissima. Sì, è stata sicuramente molto d'aiuto, era una di quelle che potevano fare bene oggi, penso che se la sia giocata in tutto e per tutto e sicuramente mi ha anche aiutato perché mi ha permesso di stare dietro in gruppo a respirare nei momenti più difficili della gara quando invece le altre tentavano di chiudere, quindi è stato un tassello fondamentale e questa vittoria la devo anche a lei. Eleonora Labella ha tentato di vincere sulla scelta di tempo, ma tu hai prontamente replicato. Sì, ha cercato di attaccare sia sulla penultima salita che anche su quella dell'arrivo per cercare di arrivare da sola. Io non essendo tanto fresca non sono riuscita a rispondere subito, però sono riuscita ad avvicinarmi in progressione e poi giocarmela sull'arrivo. È una vittoria da dedicare a? A tutta la squadra, perché è sempre fondamentale, mi appoggia, mi supporta e crede in me anche quando non sono nel top della mia forma, e a tutte le atlete che hanno corso oggi, perché comunque è stata una giornata molto dura, anche il caldo ha fatto la sua, e quindi complimenti proprio a tutte quelle che si sono messe in gioco oggi. Un volo da Pieve del Grappa ai mondiali e agli europei. Speriamo di ritornare in forma e di riuscire a centrare questi obiettivi. Forse quello che mi era mancato l'anno scorso era il pieno della forma ai mondiali, anche lì a causa di una malattia, invece quest'anno spero di arrivare pronta e potermela giocare con le prime. Complimenti ancora. Solo con la divisa del club, quindi senza accessori, quindi poi faremo togliere i caschi e gli occhiali. Sarà una cerimonia proprio lì dei protocolli federali, una cerimonia molto Sandro, bella. Dai! Vuole protagoniste di giornata. Invito Gian Antonio Crisacuri della Federazione Ciclistica Italiana, intanto salutiamo anche Paolo Sangani, commissario tecnico. E quindi abbiamo ascoltato le voci della voce della nuova campionessa d'Italia e a breve la vedremo indossare la maglia di campionessa italiana per quanto riguarda la categoria juniores femminile. Senza casco, lei che recentemente ha dovuto combattere anche contro una leggera malattia, si era malata 15 giorni fa, ma ha replicato da grande campionessa. E quindi a breve andremo ad ascoltare anche l'inno d'Italia. Tutto è pronto, ancora gli ultimi accorgimenti, a breve vedremo salire sul podio le prime tre classificate e lasceremo la parola agli speaker della manifestazione. E quindi avremo a breve il podio. Un podio di altissimo livello. Mentre immagini che ci giungono anche dall'alto. Femminile
le autorità presenti con la maglia tricolore. E quindi a breve avremo proprio l'inizio delle premiazioni. E lasciamo la parola agli speaker. Della medaglia di bronzo verrà premiata dalla signora Fiorella Marcolin, presidente dell'SCF QR Baron, società organizzatrice di questo splendido campionato italiano su strada donne junior. Vi dovete mettere seconda e prima e terza, però che vedete chiamate terza e seconda prima. Breve. Saliranno sul podio le atlete. E lei che va a salire nel terzo gradino del podio, dorsale numero 20, e va quindi a ricevere dalle mani della signora Fiorella Marcolini la medaglia di bronzo. Terzo posto quindi per l'atleta della formazione piemontese, Irene Cagnazzo. Guarda un attimo. Al secondo posto e verrà premiata dal sindaco di Vieve de Grappa, Annalisa Lampini, e dall'assessore allo sport del comune di Fonte, che sono appunto le due autorità politiche che rappresentano rispettivamente il comune di partenza e di arrivo, viene premiata l'atleta con dorsale 70, seconda classificata Eleonora Labella del Piazza di Tuntoni, e va a ricevere appunto dal sindaco Lampini e dall'assessore allo sport del comune di Fonte con in la medaglia d'argento del campionato italiano donne junior su strada. Applausi ancora. Ancora applausi e felicitazioni per queste grandi protagoniste. E adesso viene premiata con il simbolo del primato, non solo la medaglia d'oro, ma la maglia che vale una stagione, la maglia tricolore, la maglia verde, bianca e rossa. E viene premiata dal rappresentante federale, il consigliere Gianantonio Crisofulli, che applaudiamo, che è qui con noi quest'oggi, che sale appunto sul palco pronto per consegnare la maglia tricolore alla grande vincitrice di giornata, l'atleta della Valcan Valley Service, con dorsale 42, Federica Venturelli, che va ad ottenere la sua nona vittoria stagionale, lo fa in maniera grandiosa in questo campionato italiano su strada. Gianantonio Crisofulli dona la maglia tricolore, fa indossare appunto la terra della Valcan la maglia tricolore, medaglia d'oro ovviamente, sale sul gradino più alto del podio, un podio tutto tricolore, il tricolore richiamato anche dalle divise delle nostre miss, Lorenza con la miss verde, Maila con la miss bianca e Giulia con la maglietta rossa. Applausi. Questo il podio con la prima posizione nuova campionessa italiana Federica Venturelli, seconda posizione per Eleonora Labella, terza posizione per Irene Cagnazzo. A breve sarà il momento dell'inno d'Italia, l'inno di Mameli, a andare a chiudere questa nostra prima diretta. Domani appuntamento con la prova juniores maschile. I fiori sono stati consegnati e ringraziamo la fioreria Presolin di Vieve de Grappa per i fiori, che lo spazio del podio è stato dato dall'azienda agricola del Bello, e ringraziamo una foto di gruppo con tutte le autorità, tutti i sindaci interessati, i comuni interessati. E questa è la foto di gruppo con le autorità sportive e civili, assieme ovviamente a Rino Baron, alla moglie, a tutti coloro che hanno reso possibile l'ottima riuscita di questa manifestazione.
sarà il momento dello spumante e poi sarà il momento di ascoltare l'inno nazionale italiano. Quindi attenzione, spumante dal bello, qui si stappa il prosecco dei colli azzurrani di OCG e quindi la maglia tricolore con Pedro De Carinturelli, con Elio Lavapella al secondo posto, il terzo posto Irene Cagnazzo, splendide atlete, splendide ragazze. Questo il podio, il bagno di prosecco prima poi del momento con l'inno nazionale. Tra 20 minuti ci spostiamo di là della piazza centrale di una regata per il proseguo delle premiazioni di classifica e per squadra. E sarà il momento, attendiamo, dell'inno italiano. Ecco l'inno di Maglia, quindi un po' di silenzio, mano sul cuore e cantiamo l'inno di Favelli. E quindi abbiamo ascoltato l'inno di Mamelli e con le immagini che ci arrivano dall'alto con il nostro drone ci apprestiamo a chiudere questa diretta, appuntamento domani alle ore 15:50 per la prova riservata alla categoria juniores maschile che assegnerà la maglia di campione italiano.